Più che tolleranza zero, responsabilità a mille. Più che repressione, educazione. Dopo i recenti assembramenti caotici in centro a Pescara, il questore e il sindaco, Luigi Liguori e Carlo Masci, fanno appello al senso civico dei cittadini e si rivolgono soprattutto ai più giovani. I più giovani sono stressati e sono molto, 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 molto provati da un anno di pandemia. Quindi ci deve essere il buon senso di tutti, anche di noi, anche in questo momento. Cioè, la prima cosa che ho fatto è richiamare gli stessi poliziotti il distanziamento sociale. È difficile praticare quello che questo virus ci chiede. Lui ci chiede di aggregarci. Quindi noi abbiamo dei momenti in cui è come se il virus prendesse vacanza. I giovani stanno soffrendo più di noi, perché noi abbiamo un lavoro, abbiamo una posizione economica, abbiamo una posizione sociale. I giovani sono stati privati della libertà, privati della cultura, della scuola, ma non perché è una necessità. Quindi dobbiamo essere molto tolleranti nei loro confronti e soprattutto indicargli una strada. L'obiettivo nostro non è mai di fare sanzioni, cioè noi non facciamo né le riunioni né facciamo i servizi per fare le sanzioni. C'è bisogno del rispetto delle regole. Le regole le devono rispettare i singoli, le devono rispettare le comunità, le devono rispettare le istituzioni, anche gli esercenti, tutti quanti, perché dobbiamo tutti collaborare per superare questo momento. La salute pubblica è un bene prioritario, viene prima di tutto, ma proprio prima di tutto. In questo momento la salute pubblica è in pericolo in questa città. Il risultato non si ottiene chiudendo una piazza o un'altra, perché naturalmente le persone poi si assembrano in altre zone. Dobbiamo gestire la questione con il buon senso, con l'equilibrio che è necessario da parte di tutti, perché oggi vediamo tante persone che si trovano in difficoltà, tante persone che sono esasperate, perché un anno di restrizioni comporta anche l'esasperazione da parte di ciascuno. Dobbiamo evitare che comportamenti anomali possano creare situazioni di tensione sul territorio. Dobbiamo regolarci cercando di trovare la strada migliore, che non esiste a priori, nel senso che bisogna regolarci per quello che si vede. D'altronde questo Covid ci sta insegnando a muoverci a seconda delle situazioni che si creano, perché non c'è nulla di definito e non c'è nulla che abbiamo visto in passato rispetto a quello che sta succedendo oggi in tutta Italia, e non soltanto in Italia, in tutto il mondo, possiamo dire.